E mi porto per la schiena, mi porto la schiena. Bello, no, casa. Basta andare a mangiare. C'era una volta un piccolo villaggio di montagna, attraversato da una strada che risaliva la valle e che per questo era frequentato ogni giorno da molti mercanti che con i loro carri e i loro prodotti passavano da una parte all'altra dei monti. Da qualche tempo però la vita degli abitanti era diventata un inferno. Si diceva che all'entrata del borgo si fosse insediato il diavolo. Nessuno, per la verità, lo aveva mai visto. Ma di notte, bagliori di luce e di fuoco squarciavano il cielo. Inoltre, si sentiva un sibilo acuto, insistente, assillante, che non permetteva a nessuno di riposare. Anche i mercanti avevano iniziato a evitare il villaggio. Bisognava fare qualcosa. Thank you.
Un giorno, un bambino, curioso di vedere il diavolo, di cui aveva solamente sentito parlare nelle favole, decise di incontrarlo di persona. Così, calata la notte, al chiarore di una pallida luna, si alzò senza far rumore, scese in cucina, riempì un sacchetto con del cibo e partì. Arrivato in fondo al villaggio, scorse una casa tutta bruciata. Intorno non si aggirava anima viva, ma ai fiochi raggi della luna individuò qualcosa nascosto nei pressi del ponte di pietra. Si avvicinò e scoprì una creatura con due ali enormi, seduta a gambe incrociate, il corpo rossastro, una coda lunghissima e le narici che emettevano scintille. Il bambino rimase sorpreso. Capì di trovarsi al cospetto del diavolo. What are we living for?
let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. And now we're sinking in the sand. There's no more we can, baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. The 20 floors of the girl. Oh, yeah. And now we're drowning in the rain. Trying to switch the lane, but you already know. Can we just let go? Run away. Right now, let's just run. Il demone si accorse della sua presenza e lentamente si alzò. Entrambi rimasero immobili, uno di fronte all'altro, fissandosi.
Allora il bambino offrì a quell'essere spaventoso il sacchetto che si era portato da casa. Il diavolo lo prese e ne mangiò il contenuto. Era sorpreso che il bambino non avesse paura di lui. Così si sedettero sul ponte, uno di fianco all'altro, e si misero a parlare. Il bambino confidò al diavolo che tutti in paese avevano paura di lui perché temevano che li volesse uccidere, ma che lui, al contrario, pensava che fosse un diavolo buono. Dopo un po', per non fare preoccupare i genitori, il bimbo salutò il suo nuovo amico e fece ritorno a casa. Al villaggio tornò la calma e tornarono i mercanti con i loro carretti. Ogni tanto, la sera, qualche bagliore vinceva in luminosità i raggi della luna. Il demone era ancora lì. Gli abitanti, convinti dal bambino che il diavolo era buono, decisero di incontrarlo e organizzarono una festa in suo onore. Il diavolo, felice, ringraziò, emettendo un forte sibilo e una enorme lingua di fuoco, salì ad accendere il cielo.